Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova esplorazione. Oggi ci troviamo in una base NATO, ma prima di partire col video vi ricordo che se non siete iscritti al canale iscrivetevi, che fate un piacere a me e a voi non cambia nulla. Ok, alle mie spalle, qua dove c'è la punta dell'indice, c'è l'ex base NATO. Non potete capire quanto siano giganti quei cosi qua, sono enormi. L'ex base NATO faceva parte di una dorsale che attraversava l'Europa dalla Norvegia alla Turchia, 49 stazioni in totale distanti 300 km l'una dall'altra circa, collegate alla rete degli Stati Uniti tramite la Groenlandia e comunicavano tra loro tramite la troposfera. Da qui il nome di questa base, di queste basi, Troposcatter. È stata chiusa nel 1995, abbandonata a se stessa. Da lì in poi è stata invasa da ladri, vandali, cacciatori di ricordi, ma comunque non sono riusciti a togliere il fascino che ha questa struttura. E infatti si nota sin da molti chilometri prima e c'ha il suo perché. Questa stazione è formata da un unico grande edificio e da due antenne giganti che servivano a far rimbalzare i segnali di comunicazione, che da lontano, così anche chiamate, le orecchie di topolino, perché da lontano sembrano proprio due orecchie di topolino. Beh, di preciso non so che altezza siamo, ma io sono in polo e fa un freddo micidiale. Infatti dopo farò vedere, c'è ancora la neve qua, fate, siamo al 18 di giugno. Vedete? C'è ancora la neve al 18 di giugno qua. Adesso entriamo. Freddo. Questi erano i bagni. E là c'è la doccia. Niente, proviamo a salire. Beh, come potete vedere, per ora non è rimasto nulla. Sono solo stanze vuote. Vediamo se riesco a trovare qualcosina, ma dubito. Quello è il piano inferiore dove sono arrivato, dopo andrò anche su. Qua ci sono altri bagni. Beh, comunque chi stava qua non aveva una brutta visuale. C'è un panorama fuori spettacolare. È sempre un piacere venire in quei posti qua da solo, che freddo! Questo qua penso sia un sacco a pelo, quindi non so. Magari non è una brutta idea venire qua qualche volta. Aver visto il sacco a pelo, ma appena acceso la lampadina, che vabbè che sia lontano da casa mia, però qualche volta non sarebbe male passare la notte qua. Comunque sono invaso dalle nuvole. Andiamo al terzo piano.
che è quello più buio, ma Manfredini stavolta si è portato la luce. Questo è come ci vedo io senza luce. Ma questo è il sottotetto, credo. Qua c'è una vecchia lavastoviglie e pure là. Là delle vecchie reti di letti. Qua c'è una torretta che però sicuramente era provvista di scala, ma al momento non c'è sta. A meno che non è lì. Niente scale, solo del gran rudo e basta. Questi sicuramente erano uffici. Questa, guarda le piastrelle, secondo me era un cucinino, probabilmente. Sì, beh, là c'è l'attacco del gas. Sì, era una cucina. Questo è un salone gigante, ma non so cosa sia. Niente, non si apre. Beh, comunque queste esplorazioni sono sempre le migliori, i luoghi che riguardano la storia, luoghi bui come dove sono io adesso. E vediamo un po'. Vedete anche le mie spalle, il corridoio più o meno buio, sì, c'è qualche finestrella, ma mi serve quel flash che ho comprato apposta, sì. Io sono sotto a uno di queste parabole giganti. Cioè, qua c'è una roulotte anche. Beh, visto il sacco pelo e visto la roulotte, si vede che qualcuno ogni tanto viene qua a pernottare come fosse un hotel a gratis.
Beh, questi qua sembrano anche nuovi. Schicciamo? No. Comunque mi trovo davvero a un passo dal cielo. E probabilmente, visto il vicolo bello grigio che c'è, anche a un passo dalla morte. 18 giugno e c'è la neve! Bene ragazzi, dalla base NATO è tutto. Vi ricordo sempre che se avete qualche luogo abbandonato da segnalarmi, scrivetemelo su Instagram, in direct, e io cercherò di andarci in base alle mie possibilità. E se vi è piaciuto il video, lasciate un like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, e noi ci vediamo nel prossimo Around. Ciao!